Oltre 30.000 euro raccolti, si conclude ufficialmente la manifestazione Un gol per la solidarietà andata in scena lo scorso 24 aprile presso lo stadio Angelo Massimino, un evento benefico e di solidarietà che quest'anno ha posto l'attenzione sulla lotta al femminicidio. La conferenza stampa finale si è svolta infatti sul lungomare di Aci Trezza, nel luogo in cui 3 anni fa perse la vita Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa dal suo ex fidanzato. Abbiamo un solo strumento per poter contrastare il femminicidio ed è la sensibilizzazione di tutti gli studenti catanesi, e questo siamo riusciti a fare. Una raccolta grandiosa, record per l'evento, quindi contenti di avere una squadra, una città intera che ci ha appoggiato per poter dare questo grossissimo risultato. Leosa Sicilia nel DNA, la beneficenza, il sociale, quindi siamo fieri di poter esportare questa immagine non solo sociale ma anche sportiva e calcistica in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, quindi speriamo di poter continuare sempre così, anche perché abbiamo parecchi impegni sportivi, ma automaticamente scatta anche l'impegno sociale. Presenti alla conferenza stampa il papà di Vanessa, ma anche le istituzioni, tra cui il prefetto Maria Carmela Librizzi, il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, il parlamentare Manlio Messina, il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra. Il ricavato, pari a 30.265 euro, è stato devoluto alla Caritas diocesana e all'Associazione per la violenza contro le donne Tamaia. Chiaramente il segnale non è importante né l'importo, ma è il segnale che si vuole dare. Tutti dobbiamo essere coinvolti, quindi che sia lo sport, la cultura, la società, ognuno deve fare la sua parte. Sì, abbiamo fortemente voluto organizzare una manifestazione in vista di quello che è un problema assolutamente tangibile, reale ed è dei giorni nostri. E quindi abbiamo voluto patrocinare questa manifestazione e con l'assessorato abbiamo dato una cifra per poter realizzare questo evento. Riteniamo che la politica debba occuparsi non soltanto quando accadono determinate tragedie, ma nella quotidianità di poter veramente sensibilizzare ad un tema importante come questo. Ogni supporto per noi vuol dire sostenere le operatrici, ma fare anche dei progetti per le donne, per esempio inserimenti lavorativi, quindi borse di studio, borse lavoro, per poter permettere loro di uscire dalla situazione di violenza. Non è mai un supporto assistenziale come possono essere i buoni spesa, è sempre legato a un progetto di empowerment della donna e di autodeterminazione che le permetta di ritrovare il suo posto nel mondo, di ritrovare un lavoro, di tornare allo studio. Le operatrici di Tamaia sono operatrici altamente specializzate, altamente formate e quindi è importante che venga loro riconosciuto appunto una retribuzione. Vanessa si è trovata ad essere il capro espiatorio di una violenza ingiustificata, come sempre è la violenza. E eventi come questo devono servire a sensibilizzare tutti noi proprio al fatto che nulla è scontato, nessuna relazione è scontata, nessun gesto di rispetto, anche i più semplici, i più quotidiani, i più piccoli, creano la realtà invece di distruggerla come è successo in questo luogo 3 anni fa.